Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News per una nuova puntata di 4 chiacchiere con Viaggio Errabondo verso la Via Emilia, uno spettacolo teatrale in debutto nazionale tratto da un quaderno scritto da un borgialese di adozione, Livio Giribecco Mensio. Benvenuto. Buongiorno. Beh, canavesano sì, da un po' Ah di sì, tempo no, va anche benissimo, borgialese, certo, comunque. giustamente, giustamente. Non ho elencato tutti i posti del canavese Eh dove sì, in sei vissuto. realtà devo dire che ho vissuto in tanti posti. Cosa ti devo raccontare esattamente? Tratto da un quaderno di viaggio. Sì, in pratica. Io facendo un mestiere che è quello dello scenografo teatrale, ho seguito per quest'anno 47 anni, appunto quest'anno, di viaggi errabondi per i teatri italiani, e a un certo punto ho deciso di guardare i luoghi in cui andavo. E ho cominciato a disegnarli, a comunque a raccontarli secondo una tradizione ottocentesca del viaggio, appunto del Grand Tour, e quindi ho cominciato a raccontare storie regionali che bene o male mi interessavano e mi così incuriosivano nel momento in cui andavo a visitare quel luogo. E ho cominciato a viaggiare facendo appunto questi cahiers de voyage. Quindi ho avuto modo di essere in Sardegna col mio primo cahier, poi mi sono mosso appunto in Sicilia e abbiamo lavorato sulla Sicilia, poi in questo caso abbiamo fatto l'ultimo appunto è legato a Napoli e a bene o male una storia precedente la rivoluzione napoletana, e il cahier di cui appunto parliamo oggi, protagonista di questa chiacchierata, è il cahier dedicato all'Emilia Romagna, che ha la particolarità di essere stato, diciamo, tramutato in uno spettacolo teatrale, un po' una specie di sogno che avevo, quello di poter rendere un mio cahier spettacolo, e quindi l'abbiamo realizzato. Quindi un passaggio da scenografo a produttore, regista, Regista, come autore, regista. regista, bene o male ho una bellissima squadra che conosco da molti anni, con cui ho costruito questa pièce, dove comunque sono molto felice di poter aver scritto i testi e realizzato la parte registica che ha fatto sì che ho messo un po' insieme tutte le esperienze vissute in questi anni, e quindi mi ha dato modo di esprimermi un po' a mia maniera sul palco, non più dietro le quinte, ma in questo caso lavorando proprio non come attore, ma come visore di questo momento teatrale, quindi dargli il mio apporto come regia. Qualche anticipazione sulla storia che si vedrà sul Beh, palco? diciamo che l'anticipazione è nient'altro il fatto che questo spettacolo ha voluto rappresentare tante discipline. E visto che io negli anni ho visto tanto teatro e comunque ho realizzato dai grossi musical alle piccole pièce, dagli spettacoli teatrali, da quelli circensi, quindi mi sono ritrovato, visto che questa tematica di questo cahier lo sposa un po', perché è la storia di un ragazzino dodicenne che viene, in pratica, come succedeva a metà dell'Ottocento, venduto, affittato dal padre ad una compagnia di orsanti, che sarebbero appunto queste figure che viaggiavano con un orso al seguito, quindi diciamo i precursori dei circhi equestri che Certo. giravano e facevano delle grandi percorrenze, quindi delle grandi avventure. Questo ragazzino, secondo, parte con questa famiglia realmente esistita, perché io mi baso su delle storie reali,
E quindi appunto questa famiglia Bernabò lo adotta come giovane garzone al seguito e praticamente intraprendono un viaggio che va dal paesino dell'Appennino di questo ragazzino fino ad Amburgo, che praticamente era la meta per poi imbarcarsi per la Russia appunto alla ricerca dell'orso bianco. Quindi diciamo che c'è questa sorta di scatola magica per cui si racconta una storia realmente vissuta, perché in Emilia io ho incontrato tantissime persone che avevano comunque storicamente dei parenti che sono partiti, sì. E quindi si sono ritrovati ad avere questo tipo di esperienza. In realtà io nelle cartelle storiche di musei dell'Emilia ho ritrovato persino il ragazzino, cioè persino questa immagine, per cui utilizziamo questa figura che è un po', diciamo, l'emblema di tutti i ragazzini girovaghi che hanno fatto questo tipo di esperienza. Compagnia Teatro Azione. Come nata questa sinergia? Esatto, beh, Teatro Azione è una compagnia storica, la prima compagnia con cui ho collaborato, ed è una compagnia che in realtà solo in questi ultimi anni si è dedicato alla produzione, e quindi il fatto che io abbia realizzato questo spettacolo che parlava dei primordi del circo equestre, la famiglia Bernabò è la famiglia che ha realizzato per la prima volta un palco rotondo per lavorare con i cavalli, e quindi noi ritroviamo nella tradizione circense, certo, lo chapiteau che ha questa forma classica, e quindi in questo caso qui loro hanno ritrovato, essendo appunto una compagnia che lavora esclusivamente sul circo, cioè fa scuola di circo, è sita in Via Artoma a Torino, quindi diciamo in un luogo anche abbastanza storico ed è da molti anni presente, si occupa di disabili, si occupa di portare le discipline del circo a tutte le categorie di amanti di quel genere, e comporta che quindi hanno trovato in questo progetto la bellezza di parlare del loro lavoro, quindi della loro origine. Il fatto di essere errabondi, cioè di fare un viaggio, era molto vicino al mio lavoro, che era quello in pratica di scenografo che seguiva le produzioni per anni, e quindi diciamo che c'è stato un po' uno sposalizio tra generi, che poi conoscendoci da molti anni, ci ha aiutato a portare a fine questo progetto. Tratteggia gli attori che impersoneranno, quindi i personaggi. Allora, abbiamo quattro fondamentali, perché le discipline sono in pratica quattro in genere, e ci ritroviamo praticamente possiamo partire da quella più acrobatica. Noi abbiamo Valeria Pianpiano, che in questo momento è appunto operante in Francia, quindi la dovremo importare in Italia per questa prima nazionale, e ce la troviamo praticamente a dare manforte a questo tipo di lavoro, quindi avrà delle attività al cerchio alto, al cerchio grande a terra, avrà tutta una serie di attività coreografiche che andranno ad appoggiare due grandi musicisti, o comunque due artisti della musica e del canto, perché abbiamo Elisa dal Corso, che una piacentina bene o male trasferita a Milano e poi al resto del mondo, perché in realtà è un direttore d'orchestra, e quindi lei si occuperà della parte canora, quindi di tutto quello che sarà canto popolare all'interno di questa pièce, e quindi appunto con la sua voce, con le sue interpretazioni e soprattutto con i suoi arrangiamenti dà questo apporto molto qualitativo. C'è Luca Zanetti, che bene o male è un musicista fisarmonicista
compositore assolutamente di grido, perché comunque è direttore di festival, ha tutta una serie di passato di musicista jazz e compositore, quindi diciamo che mi sono un po' circondato da figure particolarmente interessanti. Invece il protagonista, Max Giovara, un attore torinese assolutamente d'esperienza, che ha dato il supporto con un curriculum di grande rispetto fin da... Non voglio diciamo dire che è la persona più d'esperienza della compagnia, del gruppo, dello spettacolo, ma in realtà è una persona assolutamente che dà un apporto di alta qualità per appunto recitazione e soprattutto approccio a questo personaggio, che è un personaggio non facile, perché ha dei momenti in cui in realtà è un bambino e dei momenti in cui è un adulto, perché ci sono questo personaggio si sdoppia a un certo punto per poter spiegare tutto quello che è questo grande viaggio che viene affrontato da lui nella sua infanzia. Quindi diciamo che i protagonisti sono questi quattro personaggi che bene o male si alternano nelle varie discipline e soprattutto cercano di raccontare questo viaggio. Certo. Debutto nazionale, la prima sarà il 12 aprile al Teatro Silvio Pellico a Trecate. Esatto, abbiamo questo onore di aver avuto l'opportunità di rientrare nel palinsesto del teatro appunto di Trecate, che ci ha ospitati appunto per questa prima nazionale, che tra l'altro poi partirà come debutto, partirà poi con un tour che partirà dalla Liguria, scenderà giù verso il centro Italia, quindi comporta che abbiamo avuto appunto la direzione del teatro, che ha amato questo testo e ha fatto sì e ci ha appunto invitati a fare la prima nazionale. Ci sarà, se non erro, il 3, in streaming, una sorta di conferenza stampa che andremo appunto dove andremo a presentare questo in teatro appunto questo spettacolo, e appunto a Trecate al Teatro Silvio Pellico cercheremo di portare a casa questa grande fatica, che è durata un paio d'anni, però certo. Ci ha dato grande soddisfazione, ci sta dando grande soddisfazione, perché diciamo che la squadra sta viaggiando molto molto bene. Altri tuoi quaderni approderanno sul palco teatrale? Ma non lo so, nel senso, ci sarà questa capiremo, nel senso, vedremo, non voglio... Vabbè, fa sempre parte del sogno che continua, visto che il viaggio continua, certo. E vedremo, magari chissà, in futuro. Quindi adesso in questo periodo sei diciamo fermo dal lavoro in giro per l'Italia? No, in realtà no, perché fra due giorni sono con Sette Spose per Sette Fratelli col musical, e farò una data a Varese, e quindi continuo, nel senso che comunque nonostante abbia questo impegno tra virgolette personale, continuo a correre dietro le produzioni e porto avanti i miei spettacoli in tournée, in giro, quindi non posso fermarmi, anche se vorrei volentieri, ma mi ritrovo comunque un po' obbligato. Bene, bene. C'è qualcosa che possiamo aggiungere su questo bello spettacolo, sui quaderni o sul tuo lavoro in generale? Diciamo che la cosa interessante è che in realtà questo spettacolo parla di una tematica molto ampia, perché parla di sfruttamento minorile, parla di infanzia rubata alle necessità familiari, parla di viaggi obbligati e sognati, perché in realtà lui parte entusiasta di fare questo viaggio e diventare un orsante, quindi un ammaestratore di orsi, o comunque colui che si rapportava con questi animali fantastici, perché in quel periodo ovviamente un cammello era veramente un animale esotico,
e quindi le tematiche sono molto, molto, molto interessanti e soprattutto varie. E diciamo che il pubblico comunque che ha seguito tutta, diciamo, l'evoluzione di questo lavoro e gli stessi addetti ai lavori ritengono questo lavoro un po' sicuramente di nicchia, perché è un lavoro che parla di una tematica molto piccola. Noi parliamo di un Appennino di metà 800 che in realtà era soltanto boschi e orsi in quel periodo. Certo. Quindi il fatto di parlare comunque e di capire che puoi visitare un territorio descrivendolo, anche semplicemente guardandolo e raccontando luogo per luogo quello che avviene in quel luogo, e diventava importante, diventava fare in modo che chi conosceva quel luogo o lo ritrovava o si ritrovava comunque affascinato nell'andarlo a scoprire. Certo. E quindi il nostro secondo, il personaggio, farà questo viaggio infilandosi nelle città dei paesi, affrontando anche il pubblico, affrontando le difficoltà di essere un orsante, quindi amato e odiato. Uh-huh. In alcune piazze assolutamente ben voluto dai bambini, ma magari dalle persone più adulte considerato uno svuotatasche, quindi sì, diciamo non aveva questa facilità di approccio, però la sua ingenuità, la sua voglia di viaggiare, la sua voglia di scoprire il mondo da dodicenne lo porta sicuramente ad avere una bella storia da raccontare. Quindi una storia da non perdere, il 12 aprile, ore 21, al Teatro Silvio Pellico a Trecate. E continuate a seguire Obiettivo News. Buon proseguimento.